Grazie, grazie, era molto importante vincere questa partita e confermare il buon lavoro che stiamo facendo in questi giorni, in questi mesi soprattutto. Ecco Alberto, parliamo un attimo della partita. Hai detto bene tu, dopo il pareggio con Novara per 15 pari, che era il primo vero big match che avevate in stagione, era fondamentale andare a vincere a Varese, che è un avversario. È vero che ha vinto una sola partita, ma è squadra che ha dato sempre filo da torcere a tutti. Siete stati sempre in vantaggio, gli avete fatto un attimo rientrare, poi la sensazione che siete riusciti a dare il colpo finale. Esattamente, è andato esattamente così. Abbiamo trovato una squadra davanti molto coriacea, molto determinata, che si era preparata su quelli che potevano essere i nostri punti di forza, aveva preso le contromisure del caso. C'è stata qualche sofferenza iniziale dal Mischia, mentre nelle fasi di conquista da rimessa laterale siamo migliorati parecchio, quindi abbiamo giocato più palloni, abbiamo dato continuità e dopo una fase iniziale di assestamento, in cui comunque abbiamo contenuto abbastanza bene gli assalti della squadra avversaria, dopodiché messe a posto due o tre cose siamo riusciti a portare la partita dalla nostra parte. È stata molto positiva la reazione della squadra. Senti Alberto, la tua dirigenza ha sempre detto questa squadra ha l'obiettivo di giocarsela alla pari con tutti, ma le mie sensazioni, senza vedere le partite ma seguendole dietro una scrivania, è che questa squadra possa fare anche un po' di più di quello che magari in maniera un po' scaramantica dicono i tuoi. Certamente, le carte le abbiamo tutte per fare benissimo, però in questa fase di campionato dobbiamo assolutamente pensare partita dopo partita, perché queste sono partite che vanno affrontate, diciamo, settimana per settimana, perché sono squadre che in casa danno sempre tanto filo da torcere, quindi non si può fare un progetto più di tanto a lungo termine. E questo Marazzi che giocatore è, anche oggi 4 mete, cioè la domanda è retorica, ma è un giocatore sprecato per la categoria? No, direi assolutamente di no, direi anzi sta facendo un ottimo lavoro, soprattutto nel finalizzare il lavoro che è tanto, quello che il grosso lavoro che sta facendo la Mischia, ed è stato quello che, diciamo, era mancato anche gli altri anni, un finalizzatore che ti permette di portare a casa dei punti ogni qualvolta si vada nella metà campo avversaria, quindi è un giocatore sicuramente d'esperienza, sicuramente di talento. Però anche gli altri 8 giocatori di Mischia, diciamo che sono di livello.